Buonasera, è l'una e un minuto, ultima edizione del nostro telegiornale. Cominciamo subito dagli Stati Uniti. Donald Trump, che in queste ore sta parlando di conquista di Marte e di necessità di forze armate spaziali, oggi ha licenziato il ministro degli Esteri, il segretario di Stato Tillerson, col quale da tempo ormai i rapporti si erano raffreddati, non c'erano convergenze di vedute su alcuni dossier importanti come ad esempio quello sul clima e quello che ha a che fare con il nucleare e l'Iran. Al posto di Tillerson andrà Mike Pompeo, che ha guidato fino ad adesso la CIA, e a guidare la CIA per la prima volta ci sarà una donna, Gina Haspel, altra conservatrice di ferro. Vediamo il servizio. Licenziato via Twitter e senza motivazioni ufficiali, Rex Tillerson sulla poltrona di segretario di Stato è rimasto 14 mesi e tra un paio di settimane al massimo l'ex capo del colosso petrolifero ExxonMobil tornerà a vita privata. Donald Trump ha annunciato l'avvicendamento alla guida del Ministero degli Esteri con l'arrivo di Mike Pompeo, oggi direttore della CIA, ruolo che prenderà a sua volta Gina Haspel, prima donna al vertice dei servizi segreti nella storia d'America. È una netta svolta a destra, commenta la stampa liberal d'oltreoceano. Pompeo, origine italiane, è un falco repubblicano della prima ora e conservatrice integralista, e anche Haspel, l'attuale numero due della CIA, indagata in passato per l'uso della tortura con i sospetti terroristi di Al-Qaeda. Il siluramento di Tillerson in ogni caso era atteso da tempo, la linea e lo stile morbido del segretario di Stato mal si accordavano alle decisioni di Trump. Il capo in uscita della diplomazia ha cercato buoni rapporti con Vladimir Putin, era a favore dell'accordo di Parigi sul clima e di quello sul nucleare iraniano, contrario invece allo spostamento dell'ambasciata a Gerusalemme. Anche sul dialogo con la Corea del Nord, Tillerson era stato prima sconfessato e poi nemmeno avvisato del sì di Donald Trump all'invito di Kim Jong-un a dialogare. Una prossima raffica di sostituzioni al governo potrebbe adesso interessare il ministro della giustizia, Sessions, e il consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, McMaster, ma intanto per il presidente è arrivata una soluzione politica dalla Commissione Intelligence della Camera, nessuna collusione tra Mosca e lo staff del Presidente nel voto del 2016. La politica italiana si è svolta oggi, stasera, a Palazzo Grazioli, il primo vertice della coalizione di centrodestra, nessun accordo con il PD, questo è quello che si è saputo, che è stato deciso in questo vertice, ma Salvini è stato invece investito dell'incarico di lavorare per l'elezione dei presidenti di Camera e Senato. Intanto oggi Di Maio, anche lui, ha escluso un accordo, un governo istituzionale, ha accusato Padoan di avvelenare i pozzi per aver detto che a Bruxelles c'è incertezza sul futuro del nostro paese. Un'accusa che il neoreggente Martina del PD ha respinto al mittente parlando di pura propaganda. Vediamo. Non ho alcuna intenzione di fare accordi per un governo con il PD. Silvio Berlusconi avrebbe rassicurato così Matteo Salvini e Giorgia Meloni nel corso del vertice che di sera si è tenuto a Palazzo Grazioli a Roma e terminato dopo 2 ore. La giornata politica comunque si era aperta con il candidato premier dei 5 Stelle, Luigi Di Maio, che davanti alla stampa estera aveva ribadito: non contempliamo alcuna ipotesi di governo istituzionale, né l'ipotesi di un governo di tutti. E a proposito dei rapporti internazionali diceva: l'Italia con noi resterà alleata con l'Occidente, resterà all'interno della NATO e dell'Unione Europea. Inoltre Di Maio attaccava il ministro dell'Economia Padoan, responsabile a suo avviso di aver creato incertezza a Bruxelles sul futuro dell'Italia. È stato molto irresponsabile, avvelena i pozzi. A difesa di Padoan si schiera Maurizio Martina, segretario reggente del PD, che accusa Di Maio di propaganda e ricorda come il ministro abbia garantito la tenuta del paese e la sua ripartenza. E sempre in tema di economia interviene anche Matteo Salvini, Lega. Se il parametro del 3% dovesse creare problemi agli italiani e all'economia, siamo pronti a non rispettarlo. Ma poi si occupa anche della politica italiana e della nuova legislatura che sta per iniziare. Non ho smania di andare a Palazzo Chigi, non voglio fare un governo con tutti. Niente trattative dunque, delineando una posizione uguale, speculare a quella del Movimento 5 Stelle. Ciò che vuole fare è un governo politico di centrodestra, sostenuto da chi ne accetta il programma. Altrimenti, avverte, è meglio tornare alle urne. È scaduto da 5 minuti l'ultimatum che Theresa May aveva dato alla Russia per avere informazioni e risposte su quanto accaduto all'ex spia Skripal, avvelenato col gas nervino insieme a sua figlia
poco più di una settimana fa. Ma da Mosca non è arrivata nessuna risposta, anzi anche oggi l'atteggiamento è stato sarcastico nei confronti di quello che sta accadendo, mentre invece in Gran Bretagna sono stati riaperti addirittura 14 casi di morti sospette di cittadini russi o vicino alla Russia, a cominciare dall'ex oligarca Berezovsky e poi c'è il caso del socio di Berezovsky che è stato trovato morto oggi, sempre in Gran Bretagna. Vediamo. È sempre più muro contro muro tra Londra e Mosca. Oggi la Russia ha ribadito di non aver nulla a che fare con l'avvelenamento dell'ex agente del KGB Sergei Skripal e di sua figlia, dopo le accuse dirette lanciate dalla Premier May. Siamo innocenti e pronti a collaborare all'inchiesta in corso, ha annunciato il ministro degli esteri Lavrov. Mosca propone un'indagine congiunta e vorrebbe esaminare il tipo di gas nervino utilizzato, ma finora, ha aggiunto Lavrov, la richiesta è stata ignorata. Per Londra proprio questo veleno rappresenta il principale indizio a carico della Russia, perché lì è stato prodotto e sviluppato ed ora Theresa May potrebbe far scattare ritorsioni anche contro l'emittente Russia Today, alla quale potrebbe essere rivista la licenza, cosa che innescherebbe uguali misure contro i media britannici a Mosca. Intanto Scotland Yard ha riaperto 14 casi di morti sospette di cittadini russi o comunque legati a Mosca, avvenute in Gran Bretagna negli ultimi anni. Tra queste quella di Boris Berezovsky, l'oligarca entrato in rotta di collisione con Putin, e proprio un suo socio e collaboratore, Nikolai Glushkov, nelle ultime ore è stato trovato morto a Londra in circostanze misteriose. 23.000 persone sono state evacuate a Fano, nelle Marche, per il ritrovamento di un ordigno bellico che è stato appunto ritrovato vicino a una spiaggia, in un cantiere dove si stavano svolgendo dei lavori. Un escavatore ha urtato l'ordigno e lo ha innescato. Si tratta di una bomba da 250 kg che ha congegni che ne impediscono il disinnesco. Gli artificieri domattina la trasporteranno in mare per farla esplodere con una operazione definita dal sindaco rischiosa ed eccezionale. Per questo la cittadina è stata praticamente svuotata, è stato evacuato l'ospedale, interrotto il traffico ferroviario e chiuso lo spazio aereo. Adesso ci occupiamo di quello che è successo a Norcia, dove è stato posto sotto sequestro il centro polivalente che era stato progettato dall'architetto Stefano Boeri nella cittadina umbra dopo il terremoto del 2016 e costruito con i soldi raccolti dal Corriere della Sera e dal TG della 7. La procura di Spoleto contesta che l'opera sia stata realizzata in violazione della normativa che ne prevede la temporaneità. Il centro Norcia 4.0, secondo gli investigatori, avrebbe invece un carattere definitivo. Sono stati indagati il sindaco della città, Nicola Lemanno, e appunto l'architetto Boeri per violazione della normativa edilizia per la realizzazione del centro in assenza del necessario permesso a costruire e dell'autorizzazione paesaggistica. Champions League, la Roma con un gol di Dzeko batte lo Shakhtar e va ai quarti di finale, dove venerdì si saprà chi incontrerà e potrebbe essere anche la Juventus. Vediamo il servizio. Essere tra i migliori otto d'Europa con la Roma 10 anni dopo è una medaglia d'oro al collo di Eusebio Di Francesco, che sul modello Allegri scappa negli spogliatoi e lascia la ribalta ai suoi ragazzi. La virtù che premia la Roma è la pazienza di fronte ai palleggiatori sguscianti dello Shakhtar, che mettono pressione sul fianco di Florenzi Under con il turco che non entra mai in partita. Il primo strappo pesante però è giallorosso, con Perotti e Kolarov intercettato da un reattivo Piatov. Il brivido con la B maiuscola ai romanisti lo fa correre Fazio, che regala un pallone pesante a Ferreira, poi però costringe all'errore il connazionale. La Roma rompe gli indugi subito al ritorno in campo. La giocata di prima di Strootman è perfetta, secondata da un Dzeko libero e bello che stordisce Piatov. Quarto gol in questa edizione, primo all'Olimpico. Il centravanti non aveva mai conquistato i quarti della Champions. Il copione gira per il meglio, lo Shakhtar deve recuperare e si scopre, manca solo la mira giusta. Un aiuto psicologico arriva dall'espulsione di Ordez che strattona Dzeko. Il controllo è totale, gli ucraini solo il petting perché Alisson resta a guardare. È 1:10, noi ci fermiamo qui come sempre da domattina alle 7, ricomincia l'informazione sulla 7. Buonanotte, arrivederci.